Un bresciano ha appena usato con te questo potaverba. Te lo lasciamo da racket! Scappa. Scappa senza voltarti. Nello scorso video sui potaverba abbiamo parlato di bracconaggio, ma ho dimenticato di lanciare un messaggio ai bracconieri. Eccolo. Se sei un bracconiere della tua iscrizione al mio canale, non me ne faccio nulla. Se invece anche tu vuoi mandare una pernacchia ad un bracconiere, sei in buona compagnia. Iscriviti. Andrea, al se scaddalla gabella. Sì. Sì. È scaldato la gabella. Ma che cosa accidenti vuol dire si è scaldato la gabella? Significa che è andato fuori di testa, che è impazzito. E allora proviamo a cercare nella storia e nella letteratura alcuni personaggi impazziti. Adolf? Hai scaldato la gabella? Don Chisciotte si è certamente scaldato la gabella. Amleto non si è scaldato la gabella, fa solo finta di essere pazzo. La D'Urso? Ma Barbara D'Urso? Ah, quella è così di natura, non si è scaldata nulla. Amico Brindisino, mentre trovi il modo di utilizzare il potaverb si è scaldato la gabella, non dimenticare di andare a vedere gli altri video sul canale. Ma davvero vuole andare fino a Torre Pozzella? Ma si è scaldato la gabella? Però diglielo che in fondo ha fatto, deve camminare. Anche scaldare la gabella è un potaverb suggerito da qualcuno sul canale o su Facebook, ma non riesco a ricordare chi. Comunque grazie. Mm-hmm.